A tutti rivolgo il più cordiale benvenuto e il ringraziamento per aver accolto l'invito alla cerimonia di inaugurazione del 36° anno accademico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Parla di miracoli e paradossi il discorso del magnifico rettore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ciro Attaianese, nel suo discorso inaugurale dell'anno accademico 2014-2015. I miracoli, premiare i migliori, esonerare dalle tasse i bravi e i bisognosi, creare nuove residenze. Tra i paradossi tutti italiani, quelli di ridurre il numero di ricercatori bloccando il turnover, dedicare alla formazione universitaria sempre meno fondi, consentire ai giovani di formarsi in Italia e poi costringerli a trovare fortuna all'estero perché il paese non dà garanzie per chi vuole investire in innovazione e ricerca. Uno sguardo d'insieme quello che fa il magnifico rettore sul panorama universitario nazionale, al cospetto dei numerosi colleghi arrivati da ogni parte d'Italia, all'abate di Montecassino e al vescovo di Sora Cassino, Aquino e Pontecorvo, alle numerose autorità civili e militari intervenute. In rappresentanza del governo, vista l'impossibilità del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, c'era giovedì mattina nell'aula magna del campus della Folcara il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano. Tra gli interventi la lezione solenne del professor Stefano Fantoni, presidente dell'ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Un contributo dal titolo Meritocrazia o Meritofobia, in cui è stato anche sottolineato lo sforzo profuso dall'UNICLAM alla luce delle ristrettezze economiche che vive il sistema universitario italiano. L'ultimo anno accademico, questo, il 36°, per il Magnifico, è arrivato già al secondo mandato. Una cerimonia sobria, solenne, in cui però il rettore si è rivolto alla platea composta da centinaia di universitari con la bonarietà di un padre. Gambatte, questo l'augurio di Ciro Attaianese, questo il titolo del suo intervento. Un'espressione giapponese, intraducibile letteralmente in italiano, ma che parla di tenacia, forza e coraggio. Perché la fortuna, suggerisce il messaggio, non arriva mai per caso, ma si costruisce dando il meglio di sé.